Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un ottimo secondo, il pollo dissossato ripieno, è ideale da portare in tavola nei giorni di festa. E adesso, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora vi elenco gli ingredienti. Per questa ricetta abbiamo bisogno di un pollo da 1 kg dissossato, 300 g di macinato di vitellone o vitello, come voi preferite, 100 g di prosciutto crudo, 100 g di pane secco bagnato e strizzato, 30 g di parmigiano, 2 uova, un mazzetto di prezzemolo, del sale, del pepe e dell'olio extravergine di oliva. Naturalmente il pollo l'ho già comprato dissossato dal macellaio. Gli ingredienti sono semplici, la preparazione altrettanto. Quindi adesso non ci resta che iniziare preparando il ripieno del pollo. In una ciotola capiente mettiamo la carne, il pane, cominciamo un po' a sbriciolare la carne, il prosciutto crudo, il formaggio, sale, pepe, prezzemolo. E le uova. Cominciamo a mescolare il tutto. Ok, preparato l'impasto, lo teniamo da parte e cominciamo a preparare il pollo. Ecco qui il nostro polletto, come vedete è stato dissossato, quindi tolte tutte le ossa all'interno e creata praticamente una sacca. E adesso non ci resta che farcire con il ripieno. Andiamo a stringerlo, sistemarlo per bene, lo facciamo diventare di nuovo un pollo bello pieno, intero. Ecco qua. E come vedete il pollo è bello, è sistemato. Nel caso in cui il pollo non si riesce a chiudere bene come ho fatto io, potete aiutarvi con dello spago da cucina e quindi magari avvolgerlo e sistemarlo. Ho preparato una pirofila dove sistemerò all'interno il pollo. Per quanto riguarda la preparazione del pollo, possiamo cuocerlo da solo oppure accompagnato da un contorno di patate, come nel caso mio, dove io ho già preparato delle patate novelle che sono state precotte, quindi sbollentate in acqua bollente, e metterò intorno al pollo e cuocerò tutto insieme. Metto un filino d'olio, adagio il pollo, aggiungo un mazzetto aromatico di salvia e rosmarino, metto un po' di sale, un po' di pepe, qualche aghetto di rosmarino, aggiungo un po' di vino bianco. E un filo d'olio. Ed ora non ci resta che infornare il nostro pollo. Il pollo è uscito dal forno, l'ho infornato a 180 gradi per 1 ora e 20 minuti, forno ventilato.
Se avete il forno statico, aumentate di 10 gradi la temperatura. Un consiglio per quanto riguarda le patate: se dopo un'ora vedete che si sono cotte un po' troppo, basta coprire con un foglio di carta stagnola. Ed ora prepariamo il nostro pollo su un piatto da portata e lo serviremo in tavola. Amici e amiche carissime, il nostro pollo dissossato ripieno è pronto per essere portato in tavola. E io vi aspetto alla prossima ricetta, spero che questa sia stata di vostro gradimento. Mi raccomando, un like al video, iscrivetevi al canale, se vi piace commentate e attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.